Ciao, benvenuta e benvenuto alla lezione dedicata all'interno e all'esterno delle cosce. Ci serviranno il cerchietto, il loop, ok? Lavoriamo l'interno coscia con il cerchietto, l'esterno coscia con il loop e poi la fascia elastica per la fase finale di stretching. Indicato, cioè lavoreremo quasi sempre, cioè praticamente da sdraiate, però il riscaldamento lo faremo da in piedi, aspetta che salgo, da in piedi, quindi non ti sdraiare ancora, faremo semplicemente pochissimi esercizi perché sono molto più veloci nel senso ed efficaci, proprio come si dice, nel calibrare l'efficacia e il tempo, ok? Perché così senti che ti riscaldi subito. Cosa stiamo facendo? Vedi, passo laterale è un'abduzione e la chiusura è un'adduzione, che sono i principali movimenti che vanno a stimolare e a rassodare l'interno e l'esterno delle cosce, ok? Che sono i nostri gruppi muscolari target di oggi. Nel frattempo si riscaldano bene le articolazioni perché sotto i muscoli, magari non ci saranno escursioni articolari gigantesche, ci sono le articolazioni, quindi è bene dargli una bella riscaldata in modo che il movimento sia bello fluido. Ok? Ora ci fermiamo, gambe divaricate, poco più delle anche, spingiamo il bacino da un lato, così distendiamo bene questa parte, dall'altra, guardo l'ora così. Cerco di essere puntuale e faccio rapido il passaggio destra e sinistra. Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Non ho guardato esattamente il minutaggio, comunque, magari sforo un po' oggi di 1 o 2 minuti. E quindi faremo un ampio cerchio con il bacino in un senso. Un ampio cerchio del bacino nell'altro senso e quindi a questo punto ci sdraiamo. Prendiamo il cerchietto come primo strumento, come primo attrezzino e lo sistemiamo fra le ginocchia. Braccia bene lungo i fianchi, i piedi sono abbastanza vicini tra loro, non a contatto ma abbastanza vicini. Schiena aderente a terra, mento abbassato, inspiriamo e nel buttare fuori l'aria scaviamo di più l'addome, stringiamo forte, 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 forte il cerchio e lentamente apriamo, inspirando. Così prendiamo il ritmo di fuori l'aria quando chiudo, inspiro quando apro, fuori l'aria quando chiudo, inspiro, apro. Fuori l'aria, chiudo, inspiro, apro, fuori l'aria, chiudo, inspiro, apro, fuori l'aria, chiudo, colonna ben allungata, inspiro, apro. Usami bene la powerhouse, così fai costantemente anche un bel lavoro di rinforzo del girovita. Ancora tre. Ultimo. Bene. Premendo a terra le mani, facilita il movimento di ginocchia al petto, avrai il cerchietto facilmente recuperabile in mano, così lo sposti e lo sistemi fra le caviglie, mettendo le mani a supporto del bacino e della schiena. Mi lascerai le gambe tese sulla verticale, se non riesci a tenerle tese tese, lasciale leggermente flex, però attenzione a non convergere all'interno le ginocchia. Mantieni il parallelismo, fai un bel respiro, nel fuori l'aria nuovamente scava profondamente l'addome, allungati bene dalla nuca, lenta l'apertura, inspirando. Fuori l'aria, stringo due, inspiro. Fuori l'aria, stringo. Tre, mantieni bene le gambe in parallelo. Quattro. E cinque. Adesso quando stringi, pensa di avvicinare prima i talloni, quindi c'è dal parallelo una leggerissima extra rotazione che parte in realtà dall'anca, ok? Quindi molto simile, respiro nel fuori l'aria, vado ad avvicinare prima i talloni e inspira, fuori l'aria, due,
Inspiro, fuori l'aria, tre. Inspiro, fuori l'aria, quattro. Fammi l'ultimo. Fantastico. Ginocchia al petto, mani ai cavi poplitei, aiuta il corpo a sollevarsi in posizione seduta per andare a sistemare il cerchietto. Lavoreremo sul fianco, il cerchietto a livello della caviglia. Io sarò sul fianco sinistro, quindi sulla caviglia sinistra per iniziare, e quindi voilà la destra sopra. Qualche secondo di posizionamento corretto, spalla su spalla, anca su anca, buchino qua sotto. Mollo la testa sul braccio, eh? Inspiro e nel fuori l'aria la gamba guarda bene in avanti, fuori l'aria stringo forte, 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 forte e lenta l'apertura. Fuori l'aria stringo, scavo bene l'addome, mi allungo bene nella schiena e lento apro respirando. Fuori l'aria, 3, inspiro, fuori l'aria, 4, inspiro, fuori l'aria, 5, inspiro, fuori l'aria, 6, resto e faccio dei piccoli molleggini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Extra ruoto la gamba di sopra, la punta del piede guarda un poco in su, il ginocchio anche, ma non c'è rotazione a livello di schiena, il bacino resta fermo anca su anca, è l'anca che dentro gira, extra ruota, respira. Fuori l'aria schiaccio, senti che lavora un po' anche la base del gluteo, cambia un po' l'inserzione dei muscoli che intervengono, diciamo, nell'avvicinare i due femori. Fuori l'aria strizzo forte, 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 forte. E ancora forte, 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 forte. Inspiro, fuori l'aria, 4. Inspiro, fuori l'aria, 5. Inspiro, al 6 rimaniamo e piccoli bounce, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, recupero e vado dall'altra parte. Quindi prima con le gambe in parallelo, poi con la gamba di sopra in extra rotazione. Posiziono il cerchietto, posiziono la gamba, dedico qualche secondo al posizionamento del corpo, fondamentale anch'esso. Respira, gambe in parallelo, fuori l'aria, stritola il cerchietto. Non collassare qui, fuori l'aria, stringo, mollo bene la testa sul braccio. Respira profondamente, sentiti respirare. Ora stringiamo in parallelo piccoli bounce. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, stop. Extra ruoto la gamba di sopra, quindi la puntina e il ginocchio guardano in su, bada che ci sia comunque il bacino fermo, mollo giù la testa, non collassare col lato e con il costato, respira, fuori l'aria, stringo forte, 1, inspiro, fuori l'aria, 2, inspiro, fuori l'aria, 3, inspiro, fuori l'aria, 4. Forte, 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 ancora uno,
Qui adesso resta e bounce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop. Recupero e mi sdraio di nuovo. Allora, prendiamo il loop, ok? Porta il loop all'altezza delle ginocchia. Ti metti sdraiato, schiena giù, bella aderente per iniziare, piedi in relevé, quindi mi stacchi i talloni, elevo il bacino. Vado in rotazione con il coccige ben in sotto, addome scavato, butterfly. Vado a tirare il loop in apertura per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, giù. Avvicina le ginocchia al petto per portare il loop all'altezza delle caviglie. Ok? Metti le mani sotto il bacino, sulle gambe, possibilmente distese, addome ben scavato, mento giù. Apro uno e ritorno. Inspiro, apro e fuori l'aria lento e ritorno. Inspiro, apro. Tre. Tengo un attimino al massimo dell'apertura, senti lavorare l'esterno delle anche e delle cosce. 4, lentamente torno. 5, lentamente torno. 6, e ritorno. 7, e ritorno. 8, lento torno, 9, lento torno, 10, fantastico. Ora colgo le ginocchia al petto, fai ritornare il loop all'esterno delle ginocchia, posizionati per butterfly, quindi su, apro in fuori le ginocchia, controlla che ci sia una buona posizione di schiena e piccoli bounce in apertura con le ginocchia. Alti i glutei, alto il bacino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, giù. Posiziona il loop a livello delle caviglie e andiamo a sistemare, anzi scusami, perdonami, fra avampiede e retropiede, ok? E ci mettiamo sul fianco. Torniamo in laterale, molto bene. Corpo in allungamento, tiro e ritorno. 2, senza perdere il neutro. 3 e ritorno. 4, 5, inspiro su, espiro lento giù. 7, 8, 9, resta piccoli molleggi in su. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e stop, perché sennò il medio gluteo si arrabbia. Dall'altra parte, picchietta un po' se senti la necessità. Vai dall'altra, sistema nel passaggio il loop se necessario, mettiti giù, dedica qualche secondo, ma ormai sarete bravissimi nella preparazione del neutro sul lato, sul fianco, spalla su spalla, anca su anca, corpo ben allineato, sospeso qui. Inspiro, apro, gambe ben in parallele, lento giù.
inspiro, due, lento giù, tre, giù, il ginocchio deve proprio guardare avanti, eh? Fai attenzione che non stia guardando magari verso il basso, quattro, cinque, mollo giù la testa, sei, sette, otto, nove, fai l'ultimo, rimani piccoli bounce, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, là, dieci, raccolgo, picchietto, mi sdraio, pancia in su, fai risalire il loop a livello delle ginocchia. Butterfly, quindi avampiedi, su, cura la posizione, tira il loop, piccoli bounce, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, giù, porta al petto le ginocchia, fai salire fino al piede, quindi fra avampiede e retropiede, metti le mani sotto al bacino, lascia possibilmente le gambe sulla verticale quasi tese, se riesci tese, tira un pochino il loop e piccoli bounce verso l'apertura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, stop, via il loop, recuperate o la fascia, prendete la fascia per la fase di stretching, se non avete la fascia usate il cerchietto, vado ad avvolgere il piede sinistro, mi sdraio con l'altra gamba giù tesa, preso inizialmente le due estremità, piede flex, gamba distesa, bacino pari, manteniamo bene lo stretching per 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allora, se hai la gamba sinistra anche tu, tieni intanto le due estremità della fascia nella mano destra e porti la gamba fuori a sinistra in modo tale che ci sia l'apertura e la manteniamo. Puoi sorreggere con la mano eventualmente la gamba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambi la mano e porti la gamba internamente e tiro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio gamba. Mani che prendono le due estremità, gamba centrata, tesa, bacino, tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ulala, sale il vento. Tengo le due estremità nella mano sinistra e porto la gamba in apertura. Ricordati con l'altra mano che se apri tanto e ti dà troppo noia, puoi reggere la gamba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Su, cambi la mano e porti internamente, tengo 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, ritorno. Lascio la fascia, stendi la gamba destra, lascia flex la sinistra, in passo chiuso e vado proprio in un abbondante twist. Vedi che gira anche il bacino, la spalla resta giù, mantengo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, lascio la gamba e torno in maniera fluida. Passo e chiuso della gamba destra, con la mano sinistra vado in twist e tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lascio la presa e faccio tornare gli arti. Mi metto sul fianco per sollevarmi. Rimango ancora un attimo in fase di stretching con le gambe il più divaricate possibile, con la punta del piede che resta su, e vado in avanti per sentire l'interno coscia tirarsi. 1, 2, 3, 4. Cerca di orientare, vedi le punte verso l'alto, così come le ginocchia. 5, 6, 7, 8. 9, prova ad andare più avanti o ti metti sui gomiti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ultimo step, vai più giù. 1, 2, 3, resisti con le cosce diritte. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, risali con l'aiuto pian piano delle mani, recupera le tue gambette. Molto bene, abbiamo terminato la lezione, interno e esterno coscia. Ricordati di bere un goccino d'acqua. Ti ringrazio. Ti aspetto presto con la prossima lezione. Grazie, ciao.